Buongiorno a tutti. Una cosa che vi chiedo, insomma, anche per fare, visto che oggi avremo comunque l'altra parte della lezione, se volete impostare in un altro modo, magari possiamo fare anche una, diciamo, una cosa più interattiva, se volete, visto che comunque so che è scomodo, è brutto, è noioso parlare al microfono qua. Mi fate la domanda, visto che poi siamo in streaming, la ripeto io senza problemi, e poi se so vi do la risposta, insomma. Ecco, non vi fate problemi. Se poi la vogliamo anche modulare in un altro modo, insomma, ditemi voi. Io cerco di fare la cosa, sì, insomma, di fare questa sorta di lezione in una maniera più utile per voi, ecco, perché naturalmente tendenzialmente queste cose le so, quindi devo trasmettervele a voi che dovete impararle, quindi cioè, deve essere una lezione utile a voi, non a me. Più che, cioè, io le ripeto senza problemi, ma quindi se c'è qualcosa che non vi è chiara, se preferite che, sì, se avete anche delle cose di ieri che non erano chiare, insomma, ditemi senza problemi, fermatemi quando volete, insomma, non vi fate scrupoli, ecco. Di che? Cioè, vi ripeto, insomma, io devo ringraziare voi, non voi me. Eravamo arrivati qui ieri, no? Quindi proprio, diciamo, avevamo fatto tutta la parte relativa a come prendere il seme, perché il seme, come lavorare il seme, come migliorare la germinabilità di questo seme, visto che tendenzialmente le piante spontanee hanno germinabilità bassa, quali possono essere le tecniche per migliorare appunto questa problematica. Se non si parte da seme, quali altri mezzi utilizzare, come, quando e perché, come gestire il tutto, e eravamo arrivati al trapianto. Il trapianto, quindi la realizzazione appunto del nostro orto, o comunque insomma chi fa poi impresa insomma, agricola vera e propria, più che un orto, comincia ad avere proprio delle superfici, insomma, non più da orto familiare, ma un po' più, in scala un po' più grandi. E qua appunto avevamo detto che c'erano da fare tutte quelle lavorazioni lì precedenti al trapianto, avendo già deciso un po' quelli che erano, diciamo, i sessi di impianto, le densità e tutto quanto. Sempre per farvi accendere il motore così andiamo un po', insomma, prendiamo il passo. E vi ho messo alcune foto di alcune realizzazioni che abbiamo fatto noi proprio con i progetti di cui vi ho parlato anche ieri. Questa è una striscia, poi c'è un'altra qua e altre ancora appresso, nella zona del Carso, verso Muggia, quindi proprio l'estrema punta nord-est d'Italia, con un panorama da paura. Ci sono gli alberi, ma dietro c'è tutto il Golfo di Trieste, una cosa era un piacere stare lì e andare a raccogliere dati da quei campi. Di asparago selvatico. Quindi questa è una prova che abbiamo fatto noi lì. Questo qua invece è quello in cui ho bombardato abbastanza ieri, il famoso radicchio di monte, coltivato in una. Se vedete poi ci sono altre immagini, insomma, il campo era una sorta di. Adesso non mi ricordo come si chiama, comunque sono quelle strutture che vengono fatte dall'uomo per fermare le valanghe. Sì, tipo terrazze, non hanno proprio frangivalanghe, non mi ricordo adesso com'è, però siccome questa pianta tra l'altro ha bisogno di neve, più neve ha meglio è. Oddio, anche se lì un anno ci abbiamo avuto 12 metri di neve, è stata abbastanza un'impresa anche per, poi vedremo l'azienda che comunque fa anche altro naturalmente. No, noi l'abbiamo pacciamata per il semplice fatto che. Diciamo, è un campo a 1700 metri, per arrivare ci mettiamo anche più di mezz'ora no, ma un quarto d'ora buono di strada abbastanza dissestata. Ogni tanto riusciamo ad arrivare col furgone quando avevamo il furgone, se no a piedi. Quindi più che altro era per la gestione delle erbacce, perché lì praticamente era tutta terra da riporto dell'azienda che in linea d'aria 100 metri dall'altra parte, diciamo, della montagna. Quello che vedete lassù, sì, quello lì, no, quello è l'Arvenis, accanto c'è il famoso Zoncolan, quello del Giro d'Italia, è proprio accanto. E sotto, tra l'Arvenis e lo Zoncolan, c'è questa, diciamo, l'azienda vera e propria. E
Era un'azienda che era prima una malga, che lui adesso fa allevamento di cervi, daini, cinghiali. E quindi noi abbiamo preso, ci hanno portato lì col camion, insomma, cose abbastanza. Tutto terreno di riporto della stalla, che dove prima lì c'era la malga, quindi quello era un terreno completamente. Cioè, l'abbiamo messo sopra, abbiamo messo il telo anche un po' per contenerlo, perché altrimenti si sarebbe sdraiato sempre di più, no? Ed era un terreno ricco di sostanza organica, quindi insomma comodo per noi per questo tipo di attività. E più appunto abbiamo messo il telo perché per noi ogni volta arrivava lì, se no trovavamo l'ortica, ce la mangiava, insomma ci mangiavano tutte le piante. Come vedi qua, insomma, proprio girava, la foto prima l'ho fatta dall'altra parte di qua, laggiù c'era il radicchio di monte, di qua abbiamo Buon Enrico, Spirea e Sedano selvatico. C'era un po'. Una sorta di, sì, di ballatura, più che altro proprio per contenere il tutto. Poi naturalmente quel tipo di telo tra la neve, i cervi che andavano lì, le vacche che arrivavano al pascolo, avevamo 1500 miliardi di insidie, però insomma era comunque un piacere andare. Abbiamo rotto due macchine perché per salire su per quelle salite, no, però insomma. No, l'avevamo pensata, poi lui naturalmente ha detto io posso mettervi a disposizione lì quel tipo di terreno, allora noi anche per un po' contenerlo e poi migliorare, cioè cercare di facilitare anche la radicazione sul terreno vero, insomma quello che c'era ancora più sotto delle piante, abbiamo cercato di contenerlo perché sapevamo che lì poi con la neve veniva giù la neve piano piano e si sarebbe portato, se l'avessimo lasciato lì senza telo, ce lo trovavamo a valle tutto quanto, il radicchio di monte. Però la cosa buona è anche l'aspetto ambientale di cui ieri vi parlavo, che in quella zona lì, il fatto che fosse una zona praticamente esposta, ma nello stesso tempo diciamo facilmente accessibile, aperta molto al vento, lì tutto il radicchio di monte, ma anche tutti gli altri semi che avevano diciamo, riproduzione e poi anche diciamo, potevano col vento venire trasportati. Tutta la zona sotto il campo, che adesso ha 5 anni, quindi insomma c'è un bel po' di anni di coltivazione, si è riempita di radicchio, di monte, di Buon Enrico, perché naturalmente col vento, con la neve, se l'è portati giù e quindi abbiamo fatto anche una buona azione dal punto di vista, diciamo, ecologico, ecco. No, beh, la ballatura vuol dire appunto creare lo si fa anche per la coltivazione della patata tendenzialmente, no? Si creano delle porche, proprio diciamo si rialza un po' il terreno, si fanno delle vere e proprie, sì, se vuoi, dune, un po' esagerate, tipo delle trincee proprio, no? Cioè il terreno viene rialzato un po' in modo che così tu coltivi su quel rialzo di terreno. E migliori un po' quello che può essere anche il drenaggio, insomma, può essere fatto per alcune piante. Sì, un po' si compatta, però indubbiamente tu già facendo quel lavoro lì rincalzi di più la pianta e quindi permetti, soprattutto se ti serve tubero, radice, no? Di avere un prodotto che tu facilmente puoi lavorare rincalzandolo, lo copri sempre e quindi la radice non ti prende il colore verde. Siccome anche il radicchio di monte, la parte diciamo più buona è quella più bianco è o più rosso è, quindi più la parte che rimane, il germoglio che rimane sottoterra è bianco e carnoso, e più il prezzo è alto, no? Poi dovrebbero esserci delle foto. Quindi anche lì il gioco forza era più lo copriamo e più allunga e allunga al tipo bianco. Anche se vuoi anche l'asparago bianco, no? Ha quella tecnica, diciamo, è l'asparago, è la coltivazione classica normale dell'asparago come hai visto prima. Però che viene fatto in autunno, praticamente viene buttato sopra fino a questa altezza qua, quindi 80-90 cm di terra, in proprio strisce. Tu vedi nel terreno, vedi queste strisce di terra, tutte con il telo pacciamante nero sopra, e poi da lì in primavera iniziano a spuntare i germogli completamente bianchi, perché sono coperti dal telo, che loro raccolgono e vendono. Mentre l'asparago verde classico non ha questa struttura qua, quindi l'asparago come emerge prende il colore verde perché inizia a fare la fotosintesi. Non è niente di sofisticato, però c'è un bel lavoro dietro, insomma, anche per cui non so se voi siete lì in Friuli, l'asparago bianco è una delle, diciamo, primizie, comunque una coltura abbastanza diffusa. E
E quindi l'agrotecnica lì è abbastanza spinta. Non so se voi lo mangiate, ma tendenzialmente anche come valore di mercato, proprio perché c'è tutta questa lavorazione dietro, quello bianco generalmente ha un prezzo un po' più alto. A me piace meno perché è meno saporito, sicuramente, che non facendo fotosintesi la pianta un po' più, però indubbiamente ha un sapore più, cioè a chi piace, a chi no, insomma, il mondo è bello perché vario. Quello che cosa abbiamo fatto noi? Appunto, siamo partiti da creare delle tecniche agronomiche ad hoc, utilizzo di pratiche agronomiche biologiche su colture simili. Come vi ho detto, cercavamo sempre di paragonare la nostra erba spontanea a una pianta coltivata e quindi di cui avevamo già una tecnica agronomica stabilita. Naturalmente abbiamo fatto le prove sperimentali, che non sono più in atto, vabbè, e abbiamo trovato anche qualcosa in bibliografia. Per le colture che cosa abbiamo fatto? Appunto, la tempestività, la raccolta, la pulizia del seme, il miglioramento della germinabilità, tecniche vivaiste, tutte queste cose, quelle che abbiamo visto ieri. E poi, naturalmente, come vi ho detto, abbiamo fatto epoche di trapianto differenti, abbiamo visto se c'erano differenze fra produzioni di piante, quindi trapiantate in autunno e piante invece poi trapiantate la primavera dell'anno successivo, la densità di allevamento, quindi quanto variava la produzione e la qualità delle piante in base alla densità più o meno fitta, l'utilizzo di teli pacciamanti oppure no, e quindi poi la durata e l'epoca di raccolta. Altre tecniche che abbiamo fatto con colture in atto, sono stati la recisione degli scabi fiorali. Tendenzialmente questa è una tecnica che viene fatta soprattutto per quelle piante di cui si vuole aumentare l'apparato radicale, no? È una tecnica che è mutuata su tantissime specie ortive e che noi facevamo sulle alcune piante spontanee proprio perché volevamo permettere a questa radice in un anno, in 2 anni di affrancarsi il più possibile nel terreno e quindi di allungare le radici, svilupparle e poi, tra virgolette, autogestirsi, no? E lì in montagna sull'Arvenis ci andavano i cervi che ci mangiavano tutti gli scabi fiorali delle piante, un po' per sete, un po' per fame, quindi là ce l'hanno fatto in automatico gli animali. L'infiorescenza, tutti, ne so, il carciofo probabilmente o il cardo, no? Che sicuramente lo conosci. Sul carciofo, per esempio, il carciofo viene raccolto qui penso tra marzo, aprile, no? Ma diciamo aprile, dai, aprile-maggio, insomma quello è il periodo, forse quest'anno un po' prima, ma da dopo, quando tu lo raccogli, il carciofo che è una pianta, è una macchina, lui continua sempre a rigettare, butta fuori tantissimi figli, no? Una volta che è finita la produzione, che si esaurisce, rallenta un attimo, però in condizioni buone, come potrebbero essere anche queste qua, riparte, inizia a buttare fuori e si fa proprio la recisione degli scabi fiorali. Uno, perché non si vuole questo prodotto che inizia a essere tanto legnoso e non è più buono, e due, perché essendo una pianta generalmente biennale, tu provochi proprio tagliandogli gli scabi fiorali, la pianta non butta più sostanze nutritive verso il frutto. Tu calcola sempre che la pianta, dovete pensare che la pianta è una mamma. Quindi che cosa fa la mamma? Vuole fare figli e vuole perpetuare la specie. Quindi lei in qualsiasi condizione di stress, più spinto che sia, butta seme, va a seme, ti fa il fiore anche se è alta 5 centimetri e sta in caso di stress. Perché? Perché vuole che il seme si continui a moltiplicare, no? E così anche il carciofo, come tutte le piante, quando vanno in stress buttano su fiori e tu li tagli proprio perché vuoi che la pianta faccia radice. Insomma, vai un po' contro la sua filosofia, se vuoi, però insomma, naturalmente serve a te, no? Cioè, è proprio la conduzione dell'allevamento. Poi, appunto, particolari concimazioni che poi vedremo, e poi il taglio, quindi il taglio delle parti, quindi il taglio di raccolta, insomma, più o meno tagli in base alle specie, in base alle caratteristiche climatiche, al tipo di tecnica che abbiamo utilizzato, insomma. Abbiamo fatto appunto, come vi dicevo ieri, studi sulle prove di piante in vaso, la silene l'abbiamo allevata in vaso, abbiamo visto come produceva, quanto riusciva a vivere in vaso e naturalmente abbiamo affrontato tutto il discorso di problematiche fitosanitarie che vedremo sempre oggi e poi abbiamo fatto un protocollo di, diciamo, standard di collezione, registrazione e poi analisi chimiche che trovate sul libro. Ieri mi sono scordato di dirvi su quello che trovate in PDF.
una versione diciamo gratuita. Purtroppo, visto che abbiamo avuto questi disagi con la casa editrice, loro mi hanno rimandato solamente l'ultima bozza. Quindi troverete, ci sono, c'è qualche errore ancora, diciamo, di sintassi, ma poca roba, però manca probabilmente, ci sono tantissimi errori sulla bibliografia della parte chimica, c'è un capitolo riguardante proprio tutte le analisi chimiche che abbiamo fatto, e lì, siccome la bibliografia del professore me l'ha mandata dopo, c'erano un sacco di errori che loro in battitura avevano fatto, quindi se siete poi interessati ad avere anche quella parte di bibliografia lì, ve la mando io, insomma, se magari mi mandate una mail. Quella sicuramente è una pecca, ma purtroppo non possiamo farci nulla. Tendenzialmente che cosa abbiamo fatto? Generalmente queste diciamo, sono le attività che abbiamo fatto standard per tutte le prove. Abbiamo arato fino a 40 cm di profondità, poi fresato e poi concimato. Tendenzialmente l'aratura l'abbiamo fatta soprattutto per quei terreni che erano proprio abbandonati, insomma, che non erano, erano incolti, che non erano coltivati, proprio perché anche se volevamo provare a fare anche semine su sodo, però avremmo messo troppe variabili in gioco e non riuscivamo poi a gestire più la prova dal punto di vista poi di analisi, anche statistica, mettevamo troppe variabili dentro e ci incasinavamo la vita. Quindi diciamo abbiamo fatto una tecnica standard, classica, che è un po' insomma, quello che si fa sempre, concimazione di fondo con letame maturo. Copertura dipende appunto dalle zone dove siamo andati, con telo o meno, e poi concimazione con coltura in atto. Naturalmente, ecco, vi ho riportato concimazioni, spesso abbiamo dato appunto, o raccolto il timato dopo la semina, quindi gli abbiamo dato poi un po' di concime dopo che l'abbiamo stressato, le abbiamo raccolte per diciamo, mantenerle ancora un po' in vita. La cosa più importante che abbiamo fatto, e più diciamo lunga e difficile, è stata proprio la gestione delle infestanti, perché andavamo lì sia con il telo che senza telo, pulivamo, quindi tutta scerbatura manuale, quindi oh, zappa, rastrello, mani, insomma, e nei campi più grossi se avevamo erpici, insomma, spazzolatrici, quelle cose lì, poi dipendeva un po' anche dall'azienda, da com'era, insomma. E adesso ci arriviamo, perché ce ne sono tanti e comunque no, qua non mi dilungo, se no perdiamo solo tanto tempo. Comunque, insomma, naturalmente l'asparago selvatico ci ha dato, vi ho messo qui un po' di produzioni. No, era il primo anno, questo naturalmente il progetto è durato 3 anni, l'asparago per andare in produzione ci mette 2 anni e mezzo, quindi noi praticamente abbiamo fatto un solo raccolto purtroppo. Indubbiamente il raccolto era molto basso rispetto al paragone commerciale standard. Però indubbiamente la produzione non era neanche male, nel senso che insomma ci hanno prodotto 20 grammi 20 grammi di asparagi pronti, insomma, quindi puliti, sistemati. Questo è diciamo, il prodotto finale pulito, che non è certo tantissimo, però indubbiamente per quell'agriturismo lì che aveva circa 300 piante, quindi ha fatto 300 per 2, 6 kg, giusto? Di asparago, insomma gli è andata bene, perché comunque l'ha utilizzato insomma, nel periodo che sono venuto fuori, ha preparato dei piatti, insomma, quindi era comunque soddisfatta. Poi naturalmente loro ce l'hanno ancora lì il campo, gli sta andando in produzione, mi hanno detto ogni anno, mi dicono che insomma va sempre meglio, perché naturalmente la pianta adesso è cresciuta bene, gestita in maniera, poi le avevamo messo l'impianto a goccia, quindi insomma sta andando adesso con le sue gambe, insomma. No, l'asparago era senza telo, senza niente, abbiamo messo solo l'impianto a goccia. E la prima foto che hai visto, esatto. Era infilare in mezzo agli olivi, quello lì che hai visto. No, no, appunto diciamo lì la fortuna è che piove tanto, quindi bene o male si riga da solo. Poi naturalmente abbiamo messo il telo facciamante anche perché così il terreno rimanendo un po' più umido ha anche meno diciamo, bisogno poi di esatto. Questo è sullo spinacio selvatico e qua potete notare insomma, le produzioni. Vedete, c'erano anche delle differenze statisticamente significative e calcolate che appunto un chilo di prodotto pulito a metro quadrato su piante messe 30 cm per 20, insomma, inizia a essere una produzione interessante. Calcolate che a Tarcento la pianta non era gigantesca, che è una zona pianeggiante, non c'era acqua, quindi insomma una situazione abbastanza, diciamo, ecco, molto ripetibile anche qua.
Abbiamo fatto più tagli, quindi anche in questi altri posti le produzioni naturalmente qui sono aumentate ancora di più perché in situazioni in cui il Bonarico cresce tranquillamente in montagna, a 1700 metri ci ha dato 2 kg di prodotto a metro quadrato, le foglie erano grosse quanto la mia mano, quindi erano proprio delle sberle allucinanti. E sulla parte chimica non ve l'ho messa perché io non l'ho curata di persona, non ho fatto le analisi, però abbiamo fatto analisi fondamentalmente, ti dico purtroppo, perché nel progetto il partner c'era, diciamo, come partner c'era l'università e c'era, diciamo, questo staff dell'università che si occupa solo ed esclusivamente di antociani, antiossidanti, diciamo tutta la parte salutistica legata alla prevenzione prevenzione, insomma, comunque. Diciamo, gli antiossidanti fanno bene, non fanno né tumori, queste cose qua. Però io gli avevo chiesto espressamente di farci anche delle analisi da etichetta, quindi contenuto di proteine, di zuccheri, sì, quello proprio da etichetta, come la trovi? Perché poi naturalmente su tanti di questi prodotti il trasformato è pesto, germogli sott'olio, quindi poteva essere anche utile dare a delle aziende, diciamo, anche delle analisi da etichetta. Purtroppo non ci siamo riusciti. Cioè, abbiamo spinto, ma non c'è stato nulla da fare. Ma allora, indubbiamente, questo te lo dico quasi per certo perché è quello che avevamo trovato anche in bibliografia. Naturalmente tu addomesticando la pianta, dal punto di vista nutrizionale la migliori, senza dubbio. Cioè, il contenuto, diciamo, di elementi nutritivi sicuramente sono più alti perché che fai? Tu gestendola così, tra l'altro la concimi, se hai la possibilità la irrighi, quindi comunque tu migliori il benessere della pianta. Per altri versi, indubbiamente potrebbe essere che una coltivazione della pianta, naturalmente non mandandola meno in stress, probabilmente la pianta può produrre anche meno sostanze, non tanto quelle nutritive, ma magari, ne so, una pianta spontanea, non coltivata, indubbiamente è un po' più rustica, quindi forse te lo dico così perché non abbiamo fatto analisi, però magari il contenuto di fibre potrebbe essere più alto in una pianta selvatica rispetto alla stessa pianta coltivata, ingentilita. No, minerali non lo so perché comunque con le concimazioni tu quelle aiuti l'assorbimento della pianta, quindi probabilmente forse quello no, però indubbiamente magari anche quando la pianta subisce stress, magari produce alcuni elementi che possono essere appunto antociani o antiossidanti, qualche altro elemento che magari nelle piante selvatiche, nella stessa pianta selvatica coltivata, magari trovi in percentuali più alte. Su questi elementi qua ci sono le analisi, quindi lì potete fare dei confronti. Per quanto riguarda, diciamo, gli elementi nutritivi classici di base, purtroppo no. È stata una pecca, ma sì, non riuscivo a stare dietro a tutto, quindi sì, era un po' complicato. Qua sempre il Bonarico, vedete anche le differenze fra, diciamo, le vari sesti di impianto e questo comunque ci dà delle indicazioni interessanti per quanto riguarda il tipo di sesto, diciamo, qual è la densità massima su cui spingere la pianta o meno. Lo sclopit sarebbe la silene, anche qua abbiamo avuto più tagli, diversi sessi di impianto, diverse varietà, quindi le variabili erano tante già. Anche qua potete notare insomma, le differenze fra un sesto di impianto e l'altro. Questo più fitto era migliore dal punto di vista di produzione in quei 2 anni. Aspetta, c'era qualcosa. In quei 2 anni, no, nel 2010 non ha dato differenze statistiche significative. Nel 2009 sì, però solamente tra quelli più fitti, diciamo. Infatti poi alla fine noi quello che sempre consigliavamo dei tre in tutti i casi, nel Bonarico a volte io preferivo tenerlo sempre più largo perché la pianta comunque più spazio ha, più poi si sviluppa meglio, insomma. Tendenzialmente consigliavamo sempre di fare un impianto non troppo fitto, quindi tralasciare il primo perché comunque avevamo notato delle maggiori poi attacchi di patogeni perché si rimaneva più umidità, le piante erano troppo vicine e quindi si creavano dei microambienti abbastanza diciamo facilmente attaccabili, ecco, comunque più idonei allo sviluppo di funghi e
parassiti vari. Vedete, questo è quello che vi dicevo, più la parte bianca è alta di questa pianta, migliore poi il prezzo di mercato che ha la pianta. Se è rossa, ancora meglio. Quando esce dalla neve. Con la faccia matura non la rincalzavamo, infatti, però la cosa che abbiamo fatto, siccome quella pianta tende sempre ad allargare di più diciamo, la parte radicale e la parte di gemma, proprio si allarga sempre più in maniera concentrica. Allargavamo il telo, piano piano abbiamo sempre di più allargato il telo, a un certo punto abbiamo dovuto cambiare perché poi i cervi avevano fatto un disastro. Quando abbiamo sostituito il telo abbiamo diciamo, rincalzato. Ma qua non mi dilungo perché altrimenti. E questo è appunto sempre il radicchio di monte in due situazioni completamente diverse, col telo sull'Arvenis e invece in un'altra zona di montagna 1400 senza telo, e lì rincalzavamo più facilmente. E qua non perdiamo tempo, se no. Passiamo appunto all'altro punto diciamo del programma, gestione delle colture a basso impatto ambientale. Vi farò una carrellata appunto di quelle che possono essere, diciamo, le alternative utili che potete applicare sulle vostre coltivazioni. Ecco. Come abbiamo detto, il contenimento delle infestanti indubbiamente è una delle problematiche più toste, insomma. Spesso, a volte, le piante infestanti possono essere anche utili, nel senso che tante piante, magari che voi non coltivate, che però vi vengono vicino, potreste comunque raccoglierle. La portulaca potrebbe essere una di quelle, insomma, no? Quindi anche lì dipende sempre da capire poi quello che realmente vi serve oppure no. Indubbiamente le infestanti vanno in competizione con le piante che voi coltivate, sottraendo i nutrienti e tutto, spesso appunto peggiorano un po' quello che potrebbe essere la qualità produttiva, no? di una coltivazione. E tra l'altro spesso sono anche portatrici di malattie o di insetti, quindi anche lì insomma c'è un po' sì, bisogna gestire bene anche quello, no? Capire bene insomma cosa fare. Non esistono prodotti diserbanti biologici, qualcuno mi dice che usa l'aceto, però io sinceramente non l'ho messo perché non ho mai visto, cioè, mi hanno detto sì, funziona, però non ho mai avuto, diciamo, riscontri effettivi visivi, sì, San Tommaso un po', no? Se non vedo non ci credo, non lo so, sinceramente non so quanto possa l'aceto essere un diserbante. I macerati? Sì, diciamo che appunto vedremo poi i macerati decotti. Non so, c'era l'altra volta, ho sentito che c'era una ragazza che faceva arboristeria, non so se. Non c'è oggi, ok. No, no, perché magari lei poteva essere. Perché sì, io l'ho messa, ma magari col suo aiuto era più facile poi capire alcuni meccanismi. Comunque, tendenzialmente, che cosa si fa per contenere le erbe infestanti? Ci sono questi mezzi che si possono utilizzare, fisici, meccanici, agronomici. I mezzi fisici sono appunto la scerbatura manuale, come vi dicevo, andare lì a mano con insomma, più o meno attrezzi, utensili da giardinaggio o da agricoltura. Meccanici, se si ha la possibilità di avere trattrici, attaccargli erpici, spazzolatrici, tagli, quindi fresatrici, insomma quello che avete a disposizione. E agronomici, appunto le rotazioni sicuramente aiutano. La falsa semina, che è quell'altra tecnica che vi ho spiegato ieri. Indubbiamente, tra virgolette, aiuta soprattutto la parte iniziale, prima del trapianto e quindi subito dopo il trapianto. Quindi create una situazione in cui la vostra pianta che coltivate, avendo meno competizioni, riesce a svilupparsi bene e magari gli date il tempo cioè di fare una folta chioma e quindi magari nella immediata vicinanza riuscire a competere poi già da sola con altre piante. Noi quest'anno sul rafano, che ieri parlando con Angelo mi ha detto che qui insomma si trova in alcuni posti, ma c'è, ma avevo trovato anch'io insomma in bibliografia riferimenti appunto anche alla Puglia. Il rafano è una di queste piante, veramente rafano l'Armoracea rusticana e il cren, quello che è chiamato anche cren, insomma. E anche quella è una macchina, fa delle fogliolone gigantesche, sembra come tipo
la foglia un po' simile, se vuoi, alla lingua di vacca, no? Ti fa quelle fogliolone così con lo stelo lunghissimo. Se gli crea una situazione di falsa semina in cui lei riesce ad accestire, a svilupparsi subito, è molto rapida come pianta, compete dopo tranquillamente con tutte le... Ogni tanto vedi magari qualche digitale o qualche altra, diciamo, qualche cereale, avena, insomma, che gli sbuca in mezzo perché trova la luce tra una foglia e l'altra, però realmente sì, la levi via facilmente, insomma, non stai, non impazzisci, ecco. No, no. No, no, no. No, sinceramente no. Però ecco, potrebbe essere... No, il problema lì è che magari anche gli animali, se hai già coltivato, se metti anche la tua, magari poi iniziano a mangiarti anche le tue piante. Ah, ok. No, prima no, non ho mai utilizzato. Beh, funziona un po', penso, come la falsa semina, insomma, quell'effetto lì. Sì, beh, sicuramente potrebbe... Sì, e poi con cima naturalmente, un po' come le cover crop dove stavo arrivando adesso, no? Le colture che tu metti in un periodo dell'anno dove non hai, diciamo, la coltivazione, che cosa fai? Copri il terreno con queste piante che si sviluppano bene, che ti fanno una sorta di manto erboso, quindi gestiscono un po' loro le infestanti, poi tu diciamo, lavorando il terreno le interri, fai il sovescio e quindi hai anche la parte, diciamo, di concime, no? Vero e proprio. E tornando appunto al discorso della pacciamatura, che sicuramente per una coltivazione di questo tipo in scala non è, cioè, vabbè, anche lì poi dipende, comunque i deli non è che abbiano un costo esagerato, insomma, indubbiamente è un buon mezzo di controllo, soprattutto nella gestione di tutta la superficie che voi avete coltivata, insomma. Naturalmente si può fare una coltura parziale o totale del suolo, dipende sempre dalla grandezza del campo. Se avete una serra, tantissimi coprono completamente la serra col telo perché hanno anche una spinta più forte della pianta e quindi la pianta accelera quello che è, insomma, il ciclo biologico. Indubbiamente queste tecniche qua, sicuramente mutuate in orticoltura, qui sono molto più efficaci che al nord, nel senso, sicuramente queste tecniche qua, chi fa già agricoltura le sa, le fa e le sa anche meglio di me, perché comunque, insomma, lo fanno qua tranquillamente, su meloni, su tutte quelle tipo di coltivazioni ortive, insomma. E naturalmente il telo ti limita anche le perdite di acqua per evaporazione, e permette anche una gestione più oculata. Perdendo meno acqua, naturalmente il terreno rimane un po' più umido e quindi necessita anche poi di meno acqua la pianta. Poi se ci si aggiunge appunto l'irrigazione con gocciolatori o microirrigazione, ancora meglio, insomma. E qui appunto film plastici ce ne sono di tutti i tipi, biodegradabili, non biodegradabili, colorati, neri, bianchi, sotto, chi più ne ha più ne metta. Noi abbiamo provato di tutto di più. Abbiamo testato questi, vedete poi nelle foto anche che c'erano sul libro, quello verde, ci avevano detto che era un telo particolare che permetteva, copriva il par e quindi tutte le piante che venivano sotto non avrebbero preso sole, o meglio, non prendevano la parte di luce utile, e quindi non cresceva niente, ci è venuto l'erbaccia sott'alta così, quindi lì poi probabilmente dipende anche dalle condizioni climatiche e tutto, però a noi, diciamo, quelli verdi li abbiamo sempre sconsigliati, proprio perché l'abbiamo provati e ci davano più rogna, perché dopo io nel buco dove cresceva la pianta dovevo mettere la mano e pulire tutto così, perché non potevo tirarlo via, no? I teli naturalmente biodegradabili hanno un grosso svantaggio, ma hanno anche un grossissimo vantaggio. Il grosso svantaggio è che sono molto 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 delicati. Sono generalmente costituiti da mater B, insomma, quei materiali comunque biodegradabili. Appena lo tirate un po' di più, sì. Adesso te lo dico, biodegradabile, il vantaggio grosso è che tu, una volta che hai finito, anche se si è tutto scassato, lo puoi interrare. Lo puoi interrare. No, no, materiale, no, 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 è completamente biodegradabile, tu puoi interrarlo completamente. Sono dei materiali, naturalmente, sì.
Sì, amidi, tutte quelle cose lì, però sono completamente biodegradabili, tant'è che in tantissime serre adesso su in Friuli usano il telo biodegradabile perché hanno trovato molto più conveniente utilizzare quelli, soprattutto nelle serre dove naturalmente il vento, diciamo, controllano meglio degli agenti atmosferici che possono spaccare il telo. Però hanno dei costi molto più bassi poi di smaltimento, perché loro non fanno altro che quando è finito il ciclo lo interrano, lo fresano e sta lì, si degrada subito e non gli dà fastidio. Invece se utilizzassero un film plastico che devono poi levare, è una rogna perché innanzitutto c'è magari ancora un po' di piante, quindi per tirarlo via fai anche fatica. Poi raccoglilo tutto sporco, buttarlo nell'indifferenziato, hai dei costi di gestione elevati, insomma, quindi occhio anche a quel discorso lì. I film plastici, appunto, quelli biodegradabili, naturalmente in condizioni, diciamo, di pieno campo, quando fa molto caldo, basta che li fate col dito così, se è tirato, che si spacca, perché si cuoce proprio sotto al sole. Quindi anche lì è un po' bisogna stare attenti a come utilizzarlo, insomma. Evitate magari di calpestarlo il più possibile, di andarci nelle ore assolate, fatelo ritornare a temperatura una volta che è, quindi poi magari se dovete rigare, aspettate che il telo perda un po' di calore, quindi, perché a volte basta anche solo anche l'irrigazione, magari delle gocce più grosse che partono all'inizio dell'irrigatore che vi spacca direttamente il telo, quindi un po' di problemi ce l'hanno, però hanno, appunto, hanno anche questo grande vantaggio che possono essere che non vanno smaltiti, ecco. Il trapianto deve essere fatto su terreno ben lavorato e areggiato. La pianta, come vi ho già detto mille volte, subirà uno stress, quindi occhio, insomma, subito dopo il trapianto, si chiama possesso da trapianto, quindi tenete, insomma, state controllate, insomma, la pianta. E naturalmente dategli delle condizioni di sviluppo il più agevoli possibili, anche questo, insomma, è chiaro che acqua e elementi nutritivi tendenzialmente non possono mancare, soprattutto l'acqua subito dopo il trapianto è indispensabile, insomma. Concimazioni, e qui veniamo, diciamo, a una parte un po' più non corposa, ma insomma interessante. Allora, per quanto concerne la gestione delle piante, la concimazione, diciamo, è importante sapere che indubbiamente le piante spontanee richiedono meno concime rispetto alle piante da orto e questo è un dato di fatto, insomma, classico, nel senso che se trovate una pianta spontanea in un ambiente selvatico, è pur vero che alcune piante spontanee, quelle di bosco, crescono su terreni molto ricchi, quindi hanno anche là delle buone esigenze. Diciamo di elementi nutritivi, però fondamentalmente il grosso delle piante spontanee cresce in ambienti aridi, secchi, con terreni poveri, insomma, quindi non hanno delle grosse, diciamo, esigenze dal punto di vista dei concimi, però indubbiamente se voi gliele date la pianta risponde meglio, insomma, cresce meglio, e quello è un dato, diciamo, scontato, no? Naturalmente, ecco, un'altra cosa che noi facevamo, appunto, sempre quel gioco, cercare di trovare una pianta in parallelo comune e comunemente coltivata, vedere quelle che erano le esigenze nutrizionali di quella pianta e mutuarle sulla pianta spontanea, cercando comunque di abbassarle un po'. Tendenzialmente ad occhio noi facevamo, meno male, sempre un 20-30% in meno. E di solito è andata sempre bene. Poi è normale che anche lì dipende poi da quanto volete spingere la coltivazione, però sappiate che naturalmente più poi la pianta la spingete, se è una pianta perenne è più facile che però poi dopo muoia, tra virgolette, prima, comunque si indebolisca prima, quindi abbia un ciclo produttivo più corto, no? È quello che vi dicevo, non tutti gli elementi devono mancare. Quando si coltivano le piante spontanee è molto difficile parlare di rotazioni e consociazioni, nel senso che non c'è nessuno che ti dice io ho coltivato il tarassaco, mettilo in rotazione con questo, questo e questo, anche perché poi il tarassaco riviene fuori da solo, non so, la silene, il buon Enrico, insomma, sì, non è che trovate.
Sì, no, tendenzialmente è normale che delle buone pratiche agricole comunque non fanno certo male. Insomma, se voi avete delle piante che hanno cicli annuali o biennali, rispetto alle perenni, che comunque se le avete lì stanno lì e quindi quelle ve le trovate sempre, insomma, se non le spingete troppo, indubbiamente fare delle rotazioni o eseguire delle consociazioni può essere utile. La consociazione può essere utile anche per un discorso di gestione delle infestanti. Noi non l'abbiamo, sì, insomma, non l'abbiamo mai sperimentata, però abbiamo visto che comunque anche questo l'ha visto soprattutto la mia amica che fa i semi, no? Quello che vi ho detto ieri. La consociazione fra varie specie diverse, magari anche con scalarità di fioritura nel caso suo, quindi poi di raccolta seme, è utile perché gli tiene occupato il terreno, gli gestisce altre erbe infestanti che magari non vuole, perché lei le coltiva lì in purezza, e nello stesso tempo, tenendogli occupato il terreno, non, a meno anche, diciamo, gestione proprio di lavoro manuale, insomma, di lavoro di campo, lei, no? E quindi indubbiamente la consociazione può essere una buona tecnica, insomma. Anche lì, purtroppo, va da sé che deve venire fuori con l'esperienza, insomma, facendo prove e capire se magari una specie insieme ad un'altra può andare bene o meno. Anche qua, come vi dicevo prima, la cover crops e seguito col sovescio può dare indubbiamente dei risultati interessanti. Questo lasciamo, ve lo lascio, sì, sono impazzito, è un lavoro che ha fatto appunto Costantino con il sovescio con veccia sul pomodoro, ma è giusto perché magari per darvi un'idea, se poi magari abbiamo tempo e volete lo vediamo, comunque insomma queste sono le tecniche, si taglia tutto e poi si interra, una volta interrato mettevamo i teli. No, tagli tutte la cover crop che ho usato diciamo la veccia in questo caso, no? Le due vecce che abbiamo utilizzato. Sì, prima. Perché, allora, dipende sempre dalle varietà, nel senso tu tagli la pianta in base al momento più alto in cui la pianta ha azoto, perché queste qua sono piante azotofissatrici, no? Quindi che, scusate, devono avere un doppio effetto, tenere coperto il terreno in periodi dell'anno che rimarrebbe scoperto, quindi gestire infestanti, fare meno di lavamento di elementi nutritivi, quella in più, essendo azotofissatrici, che cosa fanno? Mantengono l'azoto e quindi te lo tengono lì a disposizione delle piante. Nel momento di massima accumulo di azoto per la veccia, se non ricordo male, dovrebbe essere poco prima dell'inizio della fioritura, quindi quando fa il bottone fiorale, la pianta viene tagliata, il più possibile proprio sminuzzata, se vuoi, insomma. Se vedi proprio una... Se ci fai caso, appunto, lo strumento è proprio un tagliaerbe di quello che poi sminuzza tutto quanto e si passa lì con la fresa, dopo si interra i residui vegetali, quindi con una fresa che lavora. L'azoto sta anche nelle radici, ma l'azoto qua lo carica molto anche sulla pianta, perché comunque lei sta sviluppando, quindi ce l'ha anche nella parte verde. No, perché tu così tagli, interri e poi coltivi subito il pomodoro, quello che ti serve, se no altrimenti perdi altro tempo, no? Quindi lo fai proprio in quel periodo in cui non hai, diciamo, non metti ancora il pomodoro perché fa troppo freddo, togli la cover crop e parti con la coltivazione del pomodoro, che poi può essere fatta in modi diversi. Insomma, qua, però noi poi dopo abbiamo interrato tutto, fresato, messo giù i teli e messo giù le piantine. Sì, non mi dilungo. Se avete domande o quando volete fermarmi, insomma, mi fate. Sì. No, di materiale sano. Ah, sì, hai ragione, mi sono dimenticato. No, che spesso appunto la pacciamatura può essere fatta anche con paglia, cioè pacciamatura naturale, diciamo, con piante, insomma. Piante secche. Fatto sta che è indispensabile in quel caso di cercare di utilizzare materiale il più possibile sano, perché se fai una pacciamatura con materiale che ha già funghi, parassiti,
quei funghi e quei parassiti su una pianta morta passano automaticamente sulla tua pianta che è in coltivazione. Sì. Un po' malate. Ok. Erano marcite. Ok. No, non è che non sono malsane, però indubbiamente a quel punto ti conviene, prima di utilizzarle, aprirle, farle asciugare bene, 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 in modo che così diciamo, l'agente patogeno esatto, crea delle condizioni di stress, probabilmente finisce che insomma gran parte del suo potenziale infettivo diminuisce o comunque si esaurisce e quindi poi puoi utilizzarle. Però appunto devi stare attento a non mettere su materiale, sì, insomma, che sia proprio una, passatemi il termine, una schifezza, insomma, proprio un... Sì, però se tu lo, diciamo, sanifichi, nel senso lo lasci al sole un bel po' di tempo in modo che comunque si secca per bene e fai morire il patogeno, se poi una volta è morto il patogeno, anche se lo... gli dai acqua, non è che insomma gli fai tipo massaggio cardiaco, lo riattivi, però indubbiamente c'è anche quel rischio lì. Però fondamentalmente la pacciamatura, una volta che tu diciamo hai questo materiale secco, lo metti sotto le piante e lo crei soprattutto in quei momenti in cui la pianta ha bisogno di calore, quindi difficilmente poi irrighi subito dopo. Lo fai proprio perché così diciamo, il materiale vegetale ti fa un po' di coperta se vuoi al terreno e riscalda un po' il terreno, mantiene una temperatura più ottimale se vuoi la crescita della pianta che riesce a spingere un po' di più la crescita, si trova in condizioni ottimali e si sviluppa meglio, insomma. Anche lì noi tendenzialmente nei casi diciamo di coltivazione più se vuoi tecnologica o spinta, l'ideale sarebbe quello di fare addirittura l'irrigazione con aree gocciolanti sotterranee, no? In modo che così tu dai l'acqua alla radice direttamente, non bagni proprio per niente neanche il suolo nello strato superficiale, quindi ti eviti, no? Eviti queste potenziali, insomma, o comunque riduci di molto il rischio di inoculo sulla pianta, diciamo, che tu stai coltivando dalla pacciamatura o da altre cose, insomma, anche lo sviluppo di altre piante, che il terreno rimane asciutto, vedi solamente queste macchiette di acqua circoscritte proprio alla pianta che tu stai coltivando. Avevo un'immagine che mi avevano mandato che era bellissima, altre realtà, erano dei campi giganteschi in California, se non erro, di patate, ma proprio giganteschi, e c'erano tutte queste macchiette di terreno bagnato fino proprio la foto si perdeva nell'infinito e vedi tutte queste macchiette così e la pianta era già grande e non c'era neanche un filo d'erba che cresceva in più rispetto insomma quindi una gestione molto sì una tecnica abbastanza spinta però indubbiamente però anche diciamo la manichetta classica che passa in superficie che però permette, diciamo, dal gocciolamento solamente nella zona di crescita della tua pianta e indubbiamente ti aiuta tanto. Fertilità del terreno. Fertilità del terreno, appunto, io qua ho cercato, sì, ogni tanto ci sono delle slide abbastanza filosofiche, però è giusto magari per inquadrare un po' il concetto, no? Non si intende solo... per un terreno appunto ricco di elementi nutritivi, non vuol dire che un terreno fertile è un terreno che è ricco di elementi nutritivi, ma è importante che ci siano c'è cioè un bilanciamento tra proprietà chimico-fisiche e biologiche del terreno stesso. Anche se è un po' azzardato come discorso, però tutto questo, se volete, è diciamo dato dall'humus. Anche se magari adesso qua se qualche professore mi sente mi spara, però insomma vabbè, era giusto per dare un inquadramento. L'humus appunto è un complesso di sostanze organiche, tendenzialmente acidi umici e fulvici, che hanno la funzione di intrappolare e mantenere queste sostanze chimiche, organiche, minerali, tutti gli apporti che voi date o che già sono presenti nel terreno.
le intrappola, quindi le mantiene lì e evita che queste sostanze vengano trasportate via dall'acqua, da altri agenti, insomma, e quindi le mantiene lì e le cerca di organizzare, comunque sintetizzare in una struttura, in una forma assimilabile da parte della pianta, nel breve tempo, nel lungo termine, poi dipende dai tipi diciamo, di strutture che vengono a crearsi, di composti che vengono a crearsi nel terreno. Naturalmente l'humus che cosa fa? Aiuta la germinazione delle piante, promuove lo sviluppo radicale e induce un miglior assorbimento dell'azoto, quello che diceva prima Salvatore, giusto? Il fatto dei noduli sulle piante, sono appunto alcune piante che sono azoto fissatrici, che quindi formano questi noduli sulle radici, vedete proprio delle palline vere e proprie, che se schiacciate viene fuori questa sostanza rossastra, insomma, che è tutto l'azoto che la pianta ha fissato in queste radici, che poi rende disponibili per altre piante. Questo è proprio, diciamo, l'humus è uno degli elementi base dell'agricoltura biologica, insomma, si parla sempre di humus, sostanza organica, si parla sempre in generale in tutta l'agricoltura di sostanza organica, di humus, però indubbiamente per un agricoltore biologico l'humus è la fonte principale diciamo, di nutrienti per la pianta. Quello che, insomma, avevamo già detto in parte ieri, ci sono diversi elementi nutritivi divisi in macroelementi e microelementi, alcuni appunto parlano anche di mesoelementi, macroelementi sono azoto, fosforo e potassio, mesoelementi calcio, magnesio e zolfo, microelementi ferro, manganese, boro, zinco, rame, molibdeno e cloro. Questa è, diciamo, queste 4-5 slide estrapolate da un tecnico campano che venne a farci una lezione veramente interessante proprio sulle concimazioni, vabbè, studiate apposta per il settore vivaistico, ma ci fece proprio capire l'idea, insomma, di quello che realmente, come si muovono gli elementi e che cosa servono, insomma. E lui giustamente ci diceva, prendete sempre in considerazione questa legge qua, che se uno di questi elementi tendenzialmente non è presente nel terreno o voi non lo date come apporto di concime, questo elemento naturalmente crea una concausa di problemi, tra cui soprattutto limita l'assorbimento di altri elementi. Quindi occhio, insomma, quando fate una coltivazione, di appunto avere anche una conoscenza, diciamo, di quello che è l'apporto nutritivo per la pianta, e di notare appunto se uno o più elementi sono, diciamo, assenti completamente, che è comunque molto difficile, però insomma magari al limite, o che magari sono presenti nel terreno ma in forme non assimilabili dalla pianta, e quindi anche se stanno lì, anche se lì la pianta non riesce a tirarli dalla radice, insomma. L'azoto viene assorbito come nitrato, ammonia, urea in quantità diverse, naturalmente. L'azoto cosa fa? Tendenzialmente quello che ti spiegano sempre all'università, insomma, che comunque se dai azoto permetti alla pianta lo sviluppo vegetativo. Quindi tanto più azoto dai, più la pianta butta verde. Questa è insomma, quello che generalmente ti insegnano. Butta verde vuol dire fa tanta vegetazione, no? Quindi facendo tanta vegetazione, se pensate a una piantina piccola, la prima cosa che fa la pianta inizia ad allungarsi, a crescere. Quindi torniamo al discorso della filatura di ieri, no? Che vi dicevo che occhio quando date l'azoto, soprattutto se quando avete piantine piccole, se state facendo produzioni, diciamo, in plateau o comunque prima del trapianto, se date troppo azoto la pianta inizia ad allungarsi, fila, cerca la luce e poi a un certo punto diventa talmente tanto lunga che non ce la fa a reggersi e quindi viene giù. Naturalmente l'azoto quindi va utilizzato in maniera abbastanza oculata. Un altro elemento che tendenzialmente non viene preso in considerazione, ma che è molto importante, è proprio il calcio. Il calcio fa ossa, dicono come, ripeto quasi le stesse parole che ha detto lui, perché mi sono rimaste proprio impresse nella mente. Il calcio fa ossa, no? Quando sei piccolino dicono dai da mangiare calcio al bimbo che fa le ossa, fa le ossa. La stessa cosa anche nelle piante, il calcio fa le ossa. Quindi è importante che ci sia un po' di calcio all'inizio della coltivazione, insomma.
E appunto quello che ti insegnano sempre anche all'università, il fosforo è l'elemento invece che, diciamo, a differenza dell'azoto, ti spinge la parte radicale. Il calcio però non ti spinge, nel senso non ti aumenta il numero di radici come fa il fosforo, però indubbiamente aiuta la pianta a cercare di allungare le radici per esplorare il più possibile il terreno. Quindi è importante non dare solo fosforo alla pianta, ma anche il calcio. Tendenzialmente credo che qua calcio nel terreno ce ne sia abbastanza, penso, non so, però insomma non è, ok, più quindi non, del calcare totale non è tanto disponibile, ok, questo infatti era il secondo step che tendenzialmente il calcio, quando fate un'analisi chimica del terreno, vi dicono appunto calcare totale e calcare attivo, sono le due, diciamo, parametri di riferimento che vi dicono quando fate un'analisi del terreno. Il calcare attivo, se volete, è quello, diciamo, disponibile rispetto al totale. Ci sono delle forme appunto che la pianta riesce ad assorbire, altre no. Quando il calcare totale è molto e il calcare attivo è poco, avete questo gap, insomma, questo scompenso, cioè tanto calcio, ma tutto quel calcio che ce l'ha la pianta non se lo prende neanche. Adesso sai che mi metti in crisi, non mi ricordo, sono degli ossidi diversi, mi pare, no? Ti dico, cioè adesso ti direi una cavolata perché non mi ricordo qual è quella assimilabile e quella, però esatto. Sì. No, 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 beh, l'analisi naturalmente non è che lo vedi sotto forma di polverino, lui ti dà. Ma i concimi a base di calcio tendenzialmente sono concimi, cioè che vengono dati o liquidi o comunque sotto forma di granulare, insomma, sì, quindi. Sì, di calcio, sì. Naturalmente appunto la mancanza di calcio, quello che dicevamo stamattina prima della lezione, come il calcio così tutti gli altri microelementi, trovate appunto foto, immagini a manetta in internet, se mettete carenza di calcio su X pianta o carenza di magnesio, carenza di, trovate tantissime, tantissime foto, tantissimi riferimenti, vi danno un'idea, insomma. Anche vi fanno capire perché le foglie, naturalmente, dalle foglie spesso si capisce quale o quali elementi mancano, no? Perché ogni elemento no, magari, però insomma, alcuni elementi si distinguono proprio per dei sintomi sulle foglie abbastanza evidenti che ti indicano una mancanza di un elemento piuttosto di un altro. Nel caso del calcio, insomma, un esempio classico proprio da letteratura di mancanza del calcio, appunto è il marciume apicale del pomodoro. Il pomodoro fa passatemi il termine, così dicono a Napoli sul San Marzano, il culo di babbuino, cioè proprio quella, penso che anche qua insomma si dica così, che è proprio quella sintomatologia classica della mancanza di calcio, quella pianta sta avendo una mancanza di calcio, non ce la fa e il frutto si ammala e dà questo sintomo di marciume apicale. Altri esempi sono appunto il cuore cavo, quando voi aprite un frutto non trovate dentro nulla, e anche appunto spesso e volentieri si ovvia a questi problemi, lui appunto diceva con queste mitiche concimazioni fogliari, poi vedremo perché è mitico, perché poi anche là ci sono pro e contro. Tendenzialmente un altro effetto che notate, sulle foglie giovani si manifestano fondamentalmente sempre carenze di calcio, ferro, boro e zolfo. Sulle foglie vecchie, quindi sui palchi magari fiorali più bassi, e così anche per le piante spontanee, cioè uguale, le sintomatologie sono le stesse. Si presentano appunto azoto, fosforo, potassio e magnesio sulle foglie più vecchie, che sono appunto elementi molto più mobili e quindi vengono traslocati anche se ce n'è poco, vengono subito traslocati nelle foglie giovani che hanno più forza e quindi le vecchie iniziano a
ad ammalarsi. Quelle invece poco mobili, siccome stanno tanto sulle vecchie, non vanno sulle foglie giovani. E anche qua eccessi, quindi notare, perché quasi sempre, soprattutto se fate diciamo, impresa agricola, vengono da voi i rappresentanti di concimi e vi dicono: guarda che succede se non gli dai questo, guarda che succede se non gli dai questo, guarda che succede se non gli dai quest'altro. Voi chiedeteli, non è che voglio fare insomma una lotta contro i rappresentanti di concimi, ci mancherebbe, però chiedeteli: ma hai delle foto di sintomi da troppo, da eccesso di calcio, da eccesso di... perché spesso e volentieri, no? È una tecnica molto molto utilizzata, vabbè, ma come si fa anche per tutti i prodotti chimici, nella stragrande maggioranza dei casi, la dose consigliata è 3 grammi litro, vabbè, ce ne metto 5, tanto male non gli fa, invece no, male gli fa. È così anche con i concimi. È pur vero che, e questo è verissimo, soprattutto nei casi, diciamo, appunto, di tecnologie abbastanza, cioè di aziende agricole che fanno proprio agricoltura, insomma, che fanno dell'agricoltura l'elemento principale del reddito, è impossibile tarare le concimazioni su quantitativi, diciamo, proprio al dettaglio, perché è assurdo. Però indubbiamente usare una scala di, diciamo, magari andando avanti di 25 in 25, no? Piuttosto che di 10 o di 13, che ne so, dai 23 kg di calcio a ettolitro nella botte quando fai la concimazione fogliare, no? Non ti metterà mai 23, te ne metterà sempre 25, oppure dai 37, danne 40, cioè anche lì insomma c'è sempre un po', però indubbiamente non bisogna mai eccedere. E naturalmente poi è anche importante conoscere quelli che sono i sinergismi fra i vari elementi. Spesso alcuni elementi dati insieme cozzano, cioè non, la pianta se li hai dati assieme non riesce neanche ad assorbirli, scusate, in maniera corretta, comunque efficace. Quindi anche là è importante, anche, non l'ho messo, ma anche quando si effettuano le concimazioni, insomma, no? Evitare magari se fate una concimazione adesso con elementi, con microelementi, e la fate fogliare su magari piante erbacee, gli create un danno più che altro a quella pianta, perché col sole così forte, da questo giorno con la foglia già calda, sì, non fate altro che cuocerla, proprio la lessate direttamente, ce l'avete già pronta per mangiarvela. Quindi anche, diciamo, queste tecniche qua sono abbastanza, a volte uno non ci pensa, sono banali, però succede. L'altro giorno è venuto un signore che mi fa, mi ha portato delle melanzane e mi fa, queste melanzane sono malate, qua e là. E che gli ha dato? Gli ho dato un po' di rame, un po' di elementi nutritivi. Era bellissimo perché non ce l'ho la foto, perché l'ho fatta praticamente la foglia della melanzana, che è una bella foglia grossa, lunga, giusto la metà era piena di questi, diciamo, puntini di aree necrotizzate, esattamente metà, probabilmente era una foglia piegata o girata che ha preso il trattamento e si è cotta, e l'altra metà no. Quindi anche là, insomma, capisci direttamente, ho detto: scusi, ma quando ha fatto il trattamento? L'altro giorno non avevo tempo, l'ho fatto poco prima di pranzo. Sì, insomma. Non è colpa della pianta o delle malattie, è colpa, capita, cioè voglio dire, uno magari non ci pensa o è preso da altre cose, però insomma attenzione anche a quando si fanno queste operazioni. È giustificata appunto la concimazione di fondo se realmente c'è necessità di elementi nutritivi. Se fate un'analisi e mancano degli elementi nutritivi, la concimazione di fondo fatela. Indubbiamente, generalmente la concimazione di fondo si fa tendenzialmente, è una prassi che viene fatta sempre, non sempre diciamo, c'è necessità, soprattutto se un terreno è già in buone condizioni, perché continuare a buttare altri elementi. In un periodo dell'anno poi tendenzialmente si fa sempre di fondo, prima delle lavorazioni, in un periodo dell'anno dove non c'è comunque coltivazione, cioè facilmente piove, quindi facilmente anche quello che avete dato viene dilavato, quindi anche lì fatela, cioè se
torniamo al discorso della gestione a basso impatto ambientale, no? Mettendovi sempre una mano sulla coscienza, se i vostri terreni sono già dotati bene, comunque non hanno bisogno di una concimazione di fondo, è inutile che l'andate a fare. Spendete soldi e in più fate anche un danno, diciamo, danno poi dipende, perché naturalmente dipende dai quantitativi, però insomma, evitate. Naturalmente anche qua giustificate in terreni argillosi, in caso di trapianti in periodi freddi o comunque dove la fertilizzazione non è applicabile. Naturalmente in pieno campo è più facile, è più ovvio fare una concimazione di fondo rispetto ad un ambiente in una serra dove è più facilmente gestibile in altro modo. Ecco. No, in pieno campo dipende sempre da quello che vuoi coltivare, però tendenzialmente tu lo fai prima di fare, cioè lo fai quando fai le lavorazioni, no? Quindi o in autunno o in primavera, dipende sempre poi da qual è il tuo cronoprogramma di lavoro, insomma. Naturalmente il letame è il più usato e tendenzialmente anche quello migliore, ecco, per questo tipo di lavoro, oltre diciamo ai concimi chimici. Dipende tanto, cioè nel senso anche lì la concimazione a base di letame dipende sempre dal tipo di letame che tu dai. Un letame che tendenzialmente viene detto maturo. No, è di che, figurati, non c'è problema. Un letame che tendenzialmente di solito insomma si dice di apportare al terreno letame maturo. Per due motivi fondamentali. Uno perché è più stabile, quindi è già, diciamo, organicato in una maniera che rende poi l'azoto più disponibile alle piante in una maniera anche più uniforme. Quindi è un, se vuoi, diciamo, un tipo di concime più stabile, anche più sicuro, meno altalenante. E poi perché naturalmente un letame maturo, per letame maturo si intende un letame che ha fatto almeno, insomma, per quanto, poi questo è anche una cosa abbastanza, non dico soggettiva, ma tecnicamente soggettiva, però che deve aver fatto per un letame di, diciamo, di vacca almeno 9 mesi diciamo, di compostaggio, se vuoi, insomma, di maturazione, insomma. Il letamaia è stato sta almeno 9 mesi, dai. Dipende tantissimo anche da quello che ha mangiato la vacca. Indubbiamente che se tu in questi 9 mesi butti su sempre letame fresco, non avrai mai un letame stabile. Dovresti poi riprenderlo da sotto, ma naturalmente il letame che c'è un po' di tutto, anche parte liquida, un po' di parte liquida c'è, se tu gliela butti su, non fai altro che poi quella naturalmente per precipitazione scende anche nei strati più vecchi, se vuoi. Quindi non è così stabile, dovresti appunto, tendenzialmente si fanno, no, degli stoccaggi per periodi dell'anno, in modo che così hai, diciamo, un tipo di concime più stabile, ma anche gestibile meglio, no? E poi perché fondamentalmente in un periodo di tempo così lungo, anche la carica batterica o microbica di agenti sia positivi che negativi per il concime è più stabile, si è formata e hai anche sicuramente una minore carica di agenti nocivi su un letame compostato bene. Insomma, quindi il cavallo tendenzialmente è il migliore, detto proprio francamente. Oddio, lì può anche essere meno, in quanto tendenzialmente quello di cavallo è già più asciutto di suo come tipo di letame. Però indubbiamente un compostaggio, cioè più si allunga il tempo di compostaggio, non bisogna andare insomma in decenni, però più lungo è, meglio è, più che altro perché è una questione di stabilizzazione della materia, dell'elemento. Cioè. Allora, questa è una cosa che mi sono scordato di dirvi, per bene che me l'hai ricordato. La segatura è un po' un'arma a doppio taglio, perché la segatura ottenuta dalla lavorazione del legno da, diciamo, falegnameria o comunque insomma ha tantissimi elementi chimici
anche tossici a volte, e anche oltre a elementi, diciamo, oli, idrocarburi che finiscono nella segatura, perché comunque il taglio, la lavorazione, no? Quindi anche lì va conosciuta bene l'elemento base, no? La segatura che ti arriva e che tu utilizzi. È una segatura pulita oppure una segatura sporca? Perché spesso e volentieri, anche quando si fa, non conosco bene la realtà, ti dico la verità, cioè non sono mai entrato in una falegnameria, non ho mai visto come vengono trattati, come viene trattato il legno, però indubbiamente, almeno insomma un po' di tempo fa, magari se qualcuno sa qualcosa in più può confermare o magari ribattere, insomma, si usano spesso anche agenti chimici abbastanza. Sì, tossici o comunque sì, diciamo nocivi, ecco, comunque che non fanno proprio bene né alla salute umana né tantomeno a quella delle piante. Rischieresti in quel caso di innescare, diciamo, una piccola bomba, insomma, e quindi avere una pacciamatura che anziché farti bene ti fa male, perché magari con l'acqua ti rilascia questi elementi qua che creano fitotossicità alle piante, alle radici o alla pianta stessa, direttamente alla parte, diciamo, aerea, e quindi magari sì, ti muore la pianta, insomma, comunque appassisce. Ah, di che? Prego. Spero di darvi sempre, diciamo, risposte coerenti, ecco, però è normale che insomma non tutto si possa sapere, quindi. Allora, l'ago di pino, no, so qualcosa, ma non so qualcosa, no, va bene, però l'ago di pino tendenzialmente, soprattutto quando poi lo interri, acidifica tantissimo il suolo. Non che acidifica, diciamo, tutta la matrice suolo, però indubbiamente se questi aghi di pino, comunque queste sostanze, questa, diciamo, l'aggiunta che tu fai sul terreno, viene fatta in prossimità della pianta, quando poi tu irrighi, si crea un microambiente molto più acido. Se la pianta è una pianta poco tollerante a terreni acidi, vedremo poi dopo che ho messo qualcosa. E naturalmente quella pianta inizia a stentare, quindi anche là va un attimo. Per i pomodori fondamentalmente potrebbe essere, credo di sì, credo che possa essere, però anche lì va un attimo, perché poi indubbiamente il pomodoro ha anche già, sì, insomma, in ambiente acido va bene. Però sinceramente non l'ho mai provato. Sì, no, tantissimi lo usano, diciamo, un po' con la filosofia che ti dicevo ieri, no? Tantissimi lo usano per, magari ecco, per i piccoli frutti, per tutte quelle produzioni che crescono su terreni comunque acidi, no? E che già si trovano in natura, magari, che ne so, il lampone sotto gli abeti o comunque in ambienti già più acidi. E lì viene usato, sì, anche viene interrato spesso, però ecco, sul pomodoro non lo so, provo a piantare il pomodoro in una vigneta a mare, vediamo come, però sì, non credo che sia, insomma, benvenuti, saporiti. Naturalmente, ecco, la concimazione di copertura, noi spesso, soprattutto per le piante spontanee, abbiamo usato delle concimazioni di soccorso o comunque di copertura, utilizzando o mettendo proprio il concime attorno alla pianta, passandolo proprio, insomma, distribuendolo a mano, o altre volte integrandola alle irrigazioni di soccorso. Se in periodi di stress idrici, insomma, magari quando vedete che la pianta inizia ad abbassare la testa, che non ce la fa perché fa tanto 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 caldo, se vedete che la pianta manifesta anche esigenze nutrizionali, quindi ingiallisce un po' le foglie qua e là, è, diciamo, consigliato in quel caso fare anche oltre a dargli l'acqua, dategli anche altri elementi nutritivi. Sappiate di base che comunque l'acqua, non so se l'ho messa, che comunque già l'acqua di suo è, comunque non è solo acqua, ma è un concime in piccola parte, insomma, perché ha anche altri elementi nutritivi.
insomma. Concimazione fogliare, anche questa spesso viene fatta, anche qua adesso se qualcuno mi vede mi scanna, è appunto viene fatta sulle foglie, tendenzialmente i microelementi vengono dati per via fogliare, proprio perché le sintomi si manifestano sulle foglie, allora agiamo direttamente sulle foglie. Non sempre, diciamo, si hanno effetti positivi, nel senso che spesso e volentieri vi fate questi trattamenti, ma comunque la pianta non riesce a sopperire a tutte le carenze. Anche qua realmente ci sono l'ira di Dio di prodotti, trovate nomi assurdi, più strani, più belli, più però veramente un concime che funziona bene dal punto di vista fogliare è l'urea. Occhio però anche lì, perché l'urea è al 46% di azoto, quindi occhio a quanto ne date. Allora, generalmente per il, diciamo, ortaggio, comunque anche per le piante spontanee, comunque piante erbacee, tendenzialmente, adesso ti sparo una cavolata, però se non erro dovrebbe essere 1 o 2 grammi litro. Sì, dovrebbe essere, però sai che non so, me l'ero portato, forse non so se l'ho scritto o addirittura anche forse meno. Comunque, insomma, è poco perché comunque ha una. No, se messo in acqua, quindi come diluizione per concimare, cioè tu metti 2 grammi di urea ogni litro d'acqua e sciogli. No, se la dai, questa è una concimazione fogliare, quindi la dai sulle foglie. La nebulizzi sulle foglie, insomma. L'importante è che tu, poi la concentrazione rimane standard, cioè nel senso se tu usi sempre questo rapporto qui, o fai 20 litri o ne fai 2000, l'importante è che tu mantieni sempre quella concentrazione lì. Comunque adesso si mi. Ecco, vedi, è una mia mancanza. Se non erro, perché non è facile ricordarsi tutti i numeri, tutti i vari. Comunque dovrebbe essere quello, lo trovate tranquillamente, insomma. Uno svantaggio grosso dell'urea di chi vende i concimi è che l'urea costa molto poco rispetto agli altri concimi e quindi loro ti dicono comprati questo che funziona, che è una bomba, che costa 10 volte l'urea, quando appunto si dà. L'urea sì, è un concime chimico, naturalmente, purtroppo non organico, che però è, diciamo, il concime, se vuoi, uno di quelli più utilizzati, è sotto forma granulare, sono dei pallini, se vuoi, insomma, bianchi. No, per il biologico no, per il biologico adesso arriviamo, insomma, ci sono anche altri, altri, no, sono, se non c'è te li dico dopo, perché non mi ricordo se li ho messi o meno, comunque ci sono tanti altri, in quella lista dove ho messo super, gold, fast, insomma, dove ci sono tutti i nomi belli e accattivanti di concimi, ci sono anche concimi biologici. Anche sì, esatto, uno di questi è proprio. Sì. Ci dobbiamo fermare? Sono le 11, non so, le 11, 11 e 10. Dimmi tu. No, io ce l'ho, no, non so come volete voi, se volete fare una pausa, magari finiamo un attimo. Sì, diciamo che io ho riportato lì l'esempio dell'urea perché naturalmente tra i concimi più diffusi e più, diciamo, consumati, ecco, e poi soprattutto perché è quello. Quando parli di urea tutti ti capiscono perché è un po', diciamo, il concime base, ecco. Però indubbiamente in biologico esistono tanti concimi che vengono utilizzati come, diciamo, integratori di microelementi per l'agricoltura biologica. Ce ne sono, sì, un'infinità, anche là il prezzo varia, non tanto, oddio, magari anche in base alla qualità, però anche al tipo di, diciamo, di prodotto base da cui viene estratto il concime, insomma. Se non erro, noi abbiamo provato concimi biologici fogliari, aspetta che. Allora, sì, abbiamo provato dei concimi biologici, uno era a base di
adesso la, di cioè la ditta comunque che l'ho commercializzata, non mi ricordo, però aveva un estratto dagli scarti della lavorazione dei pesci, quindi c'era una puzza fotonica, proprio quando la davi, quando aprivi sentivi proprio un'allegria di profumi, però insomma indubbiamente era anche quello, poi in etichetta fortunatamente diciamo sui formulati commerciali la legge italiana con quella legge insomma mondiale abbastanza restrittiva, nel senso ti indica esattamente come devi utilizzarlo, cioè ti dice: se lo dai al terreno, dai questa quantità qua in acqua, se lo dai sulle foglie, dai questa quantità. Poi naturalmente ti dice per arboreti, frutteti, questa quantità, per ortaggi, questa quantità. È normale che tendenzialmente non c'è scritto per erbe spontanee perché non lo trovi mai, è difficile. Però anche lì appunto si può fare sempre lo stesso ragionamento, si guarda gli ortaggi e si diminuisce un po' la dose, insomma, o al massimo la si dà pari a quella degli ortaggi. Ok, va bene. Sì, no, qualcosa avevo messo prima, forse ho fatto vedere delle foto, no, no, ma comunque ce n'ho anche altre, se volete dopo, insomma. Il problema sai qual è grosso? Che quello che ti dicevo ieri, noi purtroppo venendo da una regione che ha una situazione climatica completamente diversa dalla vostra, io ho fatto tanta sperimentazione su piante che qua difficilmente trovi. No, però naturalmente le tecniche possono essere tranquillamente traslate, no? Da una all'altra. Ieri parlando con Angelo mi diceva che appunto noi abbiamo fatto un bel lavoro. Vabbè, su silene, asparago, qualcosa è uscito in questi giorni, no? E probabilmente lo trovate, le trovate qui. Pungitopo ugualmente, insomma, prima qualche foto ho passato, poi se vuoi nel dettaglio comunque anche sui libri, c'è sul libro, diciamo, quello lì che aveva Angelo, c'è tutta una menzione un po' più, se vuoi, proprio da libro. Sul manualetto, che comunque puoi scaricarti in PDF, tutte e due dei due progetti che abbiamo fatto, c'è proprio tutta l'agrotecnica, quando seminare, come seminare, cosa dare, i quantitativi asportati dalla pianta, le tecniche utili. Io qua sto cercando di fare una carrellata su quelle che possono essere, diciamo, le nozioni che vi possono interessare. È normale che poi, insomma, se volete entriamo nello specifico senza problemi. No, 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 dopo entriamo un po' più nel dettaglio, insomma, adesso se non erro qualcos'altro sulla concimazione, poi ho messo delle nozioni di difesa fitosanitaria, anche diciamo per prepararsi dei prodotti fai da te, insomma, a livello anche per biologici, insomma. E poi ho messo un po' di slide sui lavori che abbiamo fatto noi. E poi c'è l'ultima parte che riguarda un po' gli aspetti economici legati alla commercializzazione di questi prodotti, diciamo, di piante spontanee ma coltivate, insomma. No, poco e niente, nel senso sì, insomma, ci abbiamo qualcosa, ma sì, su brassicace spontanee. No, mi dispiace, ma no. Ci fermiamo un attimo allora e ok.